È stato un colpo di cannone della storica Lucense a dare il via alla terza edizione della Marcia della Carducci, promossa dall'Istituto Comprensivo del Centro Storico. Migliaia le persone che hanno partecipato, al di là delle più ottimistiche previsioni degli organizzatori. Alla testa della marcia, partita dagli orti di San Ponziano, la fanfara dei bersaglieri in congedo che ha sollevato l'entusiasmo dei presenti. Poi una vera e propria fiumana di gente diretta sopra le mura urbane. La marcia è stata solo il culmine della giornata di festa promossa dall'Istituto Comprensivo, che prevedeva giochi, momenti di spettacoli e un'abbondante merenda. Presente tra gli altri anche il presentatore Mediaset Paolo Del Debbio. L'incasso della giornata non è stato ancora ufficializzato, ma sarebbe addirittura il quadruplo di quello realizzato nell'edizione dell'anno scorso. Servirà a realizzare il cablaggio e la rete internet in tutti i plessi del comprensivo, migliorando così il potenziale didattico delle scuole interessate.